E chiudiamo con una ricetta che mi sta molto a cuore, perché i biscotti Treccina sono i biscotti della mia vita. I biscotti classici da latte, da inzuppo, che mangiavo sia da bambina ma che mangio tuttora. Vi vorrei far vedere la mia latta che conservo con i biscotti Treccina che mia madre puntualmente ad ogni pacco che mi arriva da giù mi manda. Tra l'altro al panificio che c'è sotto casa a Palermo li fanno davvero eccezionali. Io vi voglio presentare la ricetta che faccio io quando ho desiderio dei miei biscotti Treccina e rimango senza, faccio proprio questa. Per i biscotti Treccina occorreranno farina, latte, strutto, zucchero, uova, miele, vanillina, essenza di arancia, un pizzico di sale e ammoniaca. Adesso iniziamo subito, mettiamo insieme tutti gli ingredienti in planetaria, appena pronto l'impasto lo faremo riposare un'oretta in frigo e poi saremo pronti per fare le treccine. Sono nato di maggio e di cuore, ne ho da buttare. Con la voce di chi non ha pace, di chi vuol cambiare. Anche questo mio modo di dire, di fare parole. Vado! Mi trovo con te su una spiaggia, faremo l'amore. So che questo vento caldo mi regalerà soltanto emozioni, nei tuoi occhi sono lacrime di vanità. Ecco qui, frolla impastata, la lavoro sul piano, come faccio sempre, per dargli una forma omogenea. Aiutatevi con della farina se l'impasto risulta appiccicoso. Deve risultare questo impasto super morbido, ma non appiccicoso, vedete? È bellissimo. Se mettete gli ingredienti così come ve li ho detti, anche voi avrete lo stesso risultato. Impasto pronto, un po' di siesta in frigo un'oretta e poi saremo pronti per fare le treccine. Ecco la frolla che tra un po' si trasformerà in dei deliziosissimi biscotti treccina. Cosa fare? Prendo dei pezzettini, facciamo un bel cordoncino, cicciottello, ma anche un po' più sottile, perché vi ricordo che in cottura questi aumenteranno di volume, ma a me piace il bel biscottone dell'inzuppo, che io lo metto nel mio latte d'avena e diventa una roba goduriosissima il latte d'avena. Vado. Prima treccina pronta, la sposto e poi la mettiamo direttamente in teglia. Finisco di preparare le treccine e poi le spennelleremo insieme con latte e tuorlo d'uovo e saranno pronte per il forno. Treccine prontissime, manca l'ultimo passaggio, ovvero spennellarle con un tuorlo d'uovo e un po' di latte. Eccoci qui. Treccine in forno, 180 gradi, modalità statica per 15-20 minuti da controllare. Treccine, venghino signori, venghino, calde, croccanti. Impiattiamo. Sono tutte una diverse dall'altra perché sono fatte artigianali. Ma anche nei panifici devo dire che spesse volte sono l'una diversa dall'altra. Io vorrei decorarle con un po' di zucchero a velo, quindi prima di fare il secondo strato vado. Come sapete, a me lo zucchero a velo mi sa di festa e per me è una festa questo biscottino. Mm.
biscotti Treccina. Buona colazione a tutti, perché Palermo e la Sicilia sono a tavola.